Bene, bene, molto bene. Stasera, stanotte più che altro, abbiamo visto cose molto, molto interessanti. Si comincia a vedere un po' la mano di Fonseca. No, no, ecco, lo sapevo, lo sapevo. Chiedete scusa a Fonseca! No, chiedi scusa tu, all'umanità per la sottrazione inutile di ossigeno, ai danni di altri organismi viventi. Il discorso è lo stesso dell'altra volta. Contesto. Oh, ma abbiamo battuto il City di Guardiola, non posso manco essere felice? Certo che puoi e devi essere felice, ma siccome conosco la tua mancanza di equilibrio, so che dentro quella testa bacata stanno nascendo già adesso sogni di scudetto, sbaglio? Sì, sbagli. Pensavo più all'ottava. All'ottava? Oh, ti ricordo che il City l'anno scorso ha vinto la Champions, eh? Oh Gesù, capisci perché ti ho fatto quel discorso prima sul contesto? Siamo ancora a luglio! Veramente tra 2 giorni è agosto! Non è che adesso per 2 giorni cambia il discorso! Come tu insegni, più ci avviciniamo all'inizio del campionato, il 17 agosto, e più quello che vediamo fa testo e significativo! Allora, in linea di massima è così, però queste partite vanno prese sempre con le pinze, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Ripeti insieme a me, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta, ho capito! Casperiamo. Detto questo, però, ho visto cose davvero buone in campo. Mi sembra un Milan più compatto, più concentrato, a parte Tomori. Belle uscite palla al piede, più senso logico, oserei dire. Onestamente questa partita mi ha lasciato belle sensazioni. Verissimo, ma poi dico io, ma questo Selemaker non ce lo possiamo tenere, questo Colombo non ce lo possiamo tenere. Shh, dille piano queste cose, che se ti sente Furlani, pensa che siamo a posto così e finisce il nostro mercato. E poi vogliamo parlare di lui? Di chi? Dai che hai capito. Non ammeccare così che mi fai impressione. Di lui chi? Dell'erede. Ma possibile che dopo ogni vittoria spuntano fuori eredi come funghi? Di chi stai parlando? Di Liberali, ma che giocatore è? Fermi, anche a me fa impazzire questo ragazzo. Un talento cristallino che mi porterà in prima squadra, anche perché è italiano, cosa non da poco. Ma ti prego, piano, piano con i paragoni, che ogni volta che eleggi qualche nostro calciatore ad erede di qualche nostra leggenda, se gli va bene, finisce al Como. Ogni riferimento a Cutrone è puramente voluto, immagino. Vabbè, quella volta forse ho esagerato un pochino a paragonarlo a Pippo Inzaghi. E potrei farti 1000 altri esempi. Paletta Nesta, Bogard Baresi, Cerci Gullit. Però su Liberali non mi sbaglio. Non hai visto pure come lo fissava Guardiola? Pure lui ha capito che è il suo erede naturale. Di chi? Di Iniesta. Dobbiamo stare attenti a Guardiola, perché ce lo porta via. Non hai visto Pep come lo guardava proprio con la bava alla bocca? Che poi il problema è, se il City ti arriva con 150 milioni, che fai? Lo vendi, però voglio dire, rinuncia... Ma dove è andato? Liberare l'erede di Iniesta.